Inizio 2020. Voglio comprare una macchina fotografica. Cosa posso comprare con meno di 700 euro? Benvenuti a Budget, nuovo format dove nel tempo, ogni 2-3 mesi, andremo a fare quello che è un excursus di quello che abbiamo a disposizione sul mercato e vi do i miei consigli sugli acquisti. Bene, in molti mi chiedono, con un budget che cosa possono comprare? Beh, partiamo con un budget piuttosto basso, questa volta con questo episodio di inizio 2020, che sono 700 euro. Diciamo che 700 euro sono il giusto compromesso tra il non spendere tanto e il non spendere poco. Sotto questa cifra, purtroppo, siamo meno che amatori. Per diventare almeno amatori fotografi o videografi, dobbiamo spendere almeno 700 euro per avere un giusto risultato, un giusto compromesso. Ho fatto una selezione di 3 camere. Queste 3 camere sono indirizzate per la realizzazione di fotografia e per realizzazione di contenuti per il web, perché ci sono molti tra di voi che sono dei creator o vogliono diventare dei creator e quindi utilizzare questi strumenti, oltre che per la loro passione fotografica, anche per realizzare dei video, dei contenuti come questo con cui parlano al pubblico. Partiamo dalla mia prima scelta, mettiamola in questo modo. Ho selezionato fra i brand per questa tipologia di spesa 3 brand, che sono Olympus, Canon e Sony. Ora, Olympus non è tanto amata dagli amatori, bisogna conoscerlo come marchio per poterlo apprezzare. Molto di più online e sui canali YouTube troviamo content creator che creano contenuti con delle macchine che siano Canon e che siano Sony. E anche questi due modelli che sto per citarvi. Ma Olympus realizza dei corpi macchina molto belli e ce n'è un modello che sto per elencarvi tra poco, anche abbastanza economico, meno indicato per la realizzazione di video, ma molto più indicato per la realizzazione di foto, perché Olympus ha quella pasta fotografica molto particolare. Non so, c'è un Olympus, c'è qualcosa che mi piace tantissimo. Cominciamo proprio con la Olympus OMD M10 Mark III. Nomi complessi quelli di Olympus, ma le ho provate tutte e quindi so come vanno e come funzionano. Trovate anche su questo canale la recensione che feci con questa camera. Ve ne parlo brevemente. È un corpo camera molto piccolo con sensore micro 4 terzi ed è molto stilosa, cioè ha uno stile bellissimo perché è uno stile retro del corpo camera ed è forse la più piccola fra le tre. È quella che ha il maggior numero di difetti, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, perché ha i suoi limiti. Essendo un sensore micro 4 terzi soffre tantissimo se saliamo con gli ISO, quindi con le basse esposizioni, ma ha un pregio che le altre non hanno, ossia l'espandibilità più economica. Con pochi soldi possiamo davvero regalarci altre piccole emozioni, che sono altri obiettivi, perché con una spesa minima vicino possiamo acquistare altri obiettivi che ci possono far realizzare delle bellissime fotografie. Perché il sensore micro 4 terzi porta con sé tutto un mondo di lenti molto più economiche rispetto a quelle delle concorrenti. E in più c'è da dire che il sensore micro 4 terzi è uno standard condiviso tra più case produttrici, quindi possiamo comprare gli obiettivi di più case produttrici ed ottenere sempre lo stesso, possiamo sempre montarlo davanti alla nostra camera. Faccio un esempio: Sigma, Olympus e Panasonic realizzano obiettivi per micro 4 terzi, quindi o si compra una marca o se ne compra un'altra, l'innesto e il funzionamento è perfetto su tutti i corpi macchina con quel tipo di sensore lì. Mentre le rivali hanno i loro sensori, hanno i loro innesti e i loro sistemi brandizzati, quindi è un pochino più difficile trovare delle lenti compatibili, anche se ve ne sono. Nel momento in cui registro, la Olympus MD M10 Mark III viene venduta a 699 euro di listino, quindi i prezzi che vi dico sono quelli di listino che potete tranquillamente trovare scontati. Infatti io vi lascerò qui sotto in descrizione i link su Amazon dove trovate i prezzi già scontati con delle promozioni in atto, e in particolar modo all'inizio del 2020 abbiamo questa promozione della Olympus che ci mette in bundle, in kit, insieme al corpo camera, anche l'obiettivo 14-42, che se non sbaglio è un 35-56 come di apertura di diaframma, e ci regalano, se non vado errato,
Sì, un 45 mm f1.8. 45 mm, 1,4 terzi, dobbiamo raddoppiare la lunghezza focale, quindi diventa un 90 mm. 1,8 quindi fa un bellissimo sfocato per fare dei ritratti. E solo quell'obiettivo costa 300 euro. Quindi in pratica voi la macchina la pagate circa 400 con un obiettivo già, che è quello lì, tutto fare, che mettete davanti, di bella piccolina compatta da portarsi indietro. E quest'altro obiettivo, che comunque è molto piccolo, ce l'ho qui con me da qualche parte, ma fa uno sfocato bellissimo perché è un tele ed è molto aperto, quindi potete fare dei bellissimi ritratti. E solo quello di listino costa 300 euro, quindi a parità di conti la macchina la pagate 400. E quindi è un ottimo affare. Vi lascio qui sotto il link per andarla ad acquistare. Passiamo al secondo corpo macchina, quella che è stata una delle ammiraglie più grandi di Sony, non un'ammiraglia, uno dei corpi più venduti di Sony proprio per i content creator e non solo, perché regala ancora oggi delle grandi soddisfazioni. Infatti è l'unica dei corpi a PSC rimasti ancora sul mercato dopo diverso tempo. Parliamo della Sony Alpha 6000, Sony Alpha 6000 che oggi troviamo ad un prezzo stracciatissimo sul web. Pensate, prezzo di listino 485 euro con il 1650 3556 in kit. Quindi è un corpo macchina assolutamente decentissimo per poter scattare fotografie, anzi ci si può divertire. Abbiamo la possibilità di registrare video fino in full HD con una qualità assolutamente ottima ad un costo davvero fantastico. E quello che vi sto dicendo è il prezzo di listino, quindi si possono trovare delle offerte molto vantaggiose. Vi lascio sempre qui sotto il link in descrizione per poter andare a vedere l'offerta che ho trovato e spuntato su internet e ve l'ho messa lì per farvela acquistare. Da dire che sulle Sony abbiamo un parco lenti infinito, l'unico problema è che costano un pochino in più, e a differenza della Olympus che ho citato prima, ha un sensore APS-C, quindi è un pochino più grande e soffre meno con le basse luci. E con Sony abbiamo la possibilità di montare tutte le ottiche E-mount, quindi le ottiche con l'attacco Sony, e oltre alle Sony, quindi a tutte le altre lenti del parco Sony, abbiamo anche Sigma e Samyang, che sono due grandissimi marchi che realizzano delle lenti fantastiche a costi inferiori per attacco E-mount, quindi per attacco Sony. C'è una delle lenti che io più amo di Sigma, che è questa che sto usando adesso, che è anche per 1,4 terzi, che è il 16 mm f1.4, che davanti a 1,4 terzi ha una resa, ma davanti ad una PSC ne ha ancora un'altra, perché sfocherà ancora di più dietro e sarà un pochino più larga. Invece qui è un pochino più stretta, ma scelte di sensore. Quindi vi consiglio la Sony se volete poi dopo rimanere nel mondo Sony e del mondo APS-C di Sony, perché potete cominciare con un corpo macchina più economico e spendere qualcosina in più per le lenti. Lenti che poi potrete ritrovarvi se passate ad un APS-C di Sony un pochino più performante. Basterà cambiare il corpo macchina che avete pagato poco all'inizio, prendere uno un pochino più super performante, ma avrete il parco ottiche già pronto. Quindi vi consiglio la Sony A6000 se volete cominciare nel mondo della Sony. Ma per chi vuole entrare e cominciare con una grande macchina mirrorless di casa Canon, beh, c'è la grande, insormontabile, praticamente da diversi anni, Canon M50. La M50 non schioda, non ne fanno un'altra, perché è il compromesso ideale. È comoda, è piccola, e certo è di plastica, però costa poco. Ha un sensore APS-C, non è tanto male, tant'è che ci permette anche di realizzare, l'unica tra le tre che ci permette di realizzare video in 4K. Abbiamo un piccolo malus sull'autofocus quando giriamo in 4K, ma in Full HD è fenomenale. Il malus è che semplicemente l'autofocus cambia da autofocus di fase, che abbiamo con la registrazione in Full HD e con le fotografie, in autofocus a contrasto con la registrazione in 4K, che è un pochino più macchinoso e non è bello fluido. Quindi è l'unico malus, ma sostanzialmente davvero per un amatore che vuole cominciare la M50 è perfetta. E per la M50 il sistema EOS M, quindi il sistema di macchine mirrorless per amatori realizzato da Canon, c'è un parco ottiche e un parco lenti che costano relativamente poco a disposizione da poter comprare. Sono tutte belle compatte, abbiamo una buona varietà, non sono tantissime,
ma abbiamo una buona varietà. E inoltre abbiamo a disposizione, da poter acquistare separatamente, adattatore per montare tutte le lenti Canon, anche se è un po' sconsigliato perché le lenti Canon sono, essendo realizzate per full frame, sono grosse, ingombranti e costose. La bellezza di avere queste mirrorless è il fatto che sono piccole, compatte ed economiche. Quindi se abbiamo già delle lenti Canon possiamo comprare l'adattatore e utilizzarle, ma se dobbiamo scegliere di acquistare delle lenti per mirrorless, allora compriamo quelle per quella camera perché sono più piccole e più economiche e possiamo divertirci di più. E ad oggi vi dico subito, prezzo di listino con offerta Canon è di 649 euro, e ci danno in omaggio una scheda SD da 16 giga ed una borsa della Canon per poter portare con noi la Canon M50. In più ci danno anche il 1545 f3.5-56 sempre, che è un'ottica tuttofare, bella compattina, da mettere davanti alla nostra camera. Insomma, queste erano le tre camere che io consiglio agli amatori che vogliono spendere meno di 700 euro per realizzare foto per le proprie vacanze, video per le proprie vacanze o addirittura video per YouTube, perché si può fare anche questo. Spero che questo format vi sia piaciuto, ne arriveranno altre puntate dove cresceremo un pochino di budget, e poi fra un tot di tempo, quando ci saranno delle novità sostanziali, ripeteremo gli episodi con lo stesso budget ma in un contesto totalmente diverso. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande scrivetemi qui sotto nei commenti, cercatemi su tutti gli altri social e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché così siete sempre informati quando escono gli altri episodi. So che è una cosa che a voi piace, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.